Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori, e io quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Alleluia. 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti: è fuori di sé. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna. Poiché dicevano: è posseduto da uno spirito impuro. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero: ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Facciamo insieme questa preghiera per ottenere la divina sapienza. Unitevi a me, chi ce l'ha, chi non ce l'ha, si unisca spiritualmente. Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo, perché domini sulle creature che tu hai fatto e governi il mondo con santità e giustizia e pronunzi giudizi con animo retto. Dammi la sapienza che siede accanto a te in trono e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi, anche il più perfetto tra gli uomini, privo della tua sapienza, sarebbe stimato un nulla. Con te la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo, essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti. Mandala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso, perché
mi assista e mi affianchi nella mia fatica, e io sappia che cosa ti è gradito. Essa tutto conosce e tutto comprende, mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria. Cari fratelli e sorelle, questa preghiera vi invito a farla spesso. In fondo sul tavolo ci sono dei fogli in cui c'è questa preghiera, portatevela questa preghiera, e quando venite alla messa ricordatevi di portarvela sempre, perché io tante volte la faccio e comunque vi è sempre utile, perché abbiamo bisogno della sapienza di Dio, cari fratelli. Abbiamo bisogno della sapienza di Dio in maniera particolare in questi tempi. E, cari fratelli, questa sapienza ci deve aiutare anche a vincere contro le insidie del demonio. Dice Sant'Antonio, il nostro grande patrono, il predicatore deve uscire in battaglia contro i filistei. I filistei si interpreta, la parola filistei si interpreta cadenti per il bere, e sono figura dei demoni che, ubriachi di superbia, caddero dal cielo. Contro di essi il predicatore esce in battaglia quando con la sua predicazione fa ogni sforzo per strappare dalle loro mani il peccatore, ma non può fare questo se non si accamperà presso la pietra del soccorso. La pietra del soccorso è Cristo. Così il predicatore deve mettersi sotto il capo, cioè nella mente, la pietra del soccorso, Gesù Cristo, per poter in lui riposare e in lui e con lui scacciare i demoni. Perciò nel nome di Gesù Cristo uscirò contro il filisteo, cioè contro il demonio, per poter liberare dalla sua mano con questa predicazione il peccatore, schiavo del peccato, fiducioso nella grazia di colui che è uscito per la salvezza del suo popolo. Cari fratelli, io vi ho anche dato un foglio su cui ci sono diversi testi, non tutti, soltanto qualche testo, in cui si capisce chiaramente come Sant'Antonio parla chiaramente del demonio, demonio, demonio. Quindi non mi dite che non devo parlare del demonio, perché, cari fratelli, ne parla la Sacra Scrittura con grandissima chiarezza, soprattutto oggi tutta la liturgia fa capire questa grande verità. Ma poi ne parla anche il nostro Sant'Antonio, questo è il nostro patrono, il nostro padre spirituale. Cari fratelli, che vogliamo fare? Ci vogliamo inventare un altro Vangelo nel quale il demonio non c'è? Ma questo non è il Vangelo di Dio, è il Vangelo di Satana, cari fratelli. Il Vangelo nel quale il demonio si nasconde è un Vangelo falso. Noi dobbiamo credere che il demonio esiste, cari fratelli. E come lavora in questi tempi il demonio, cari fratelli, Come il demonio si nasconde, non vuole che parliamo del demonio, cari fratelli. Invece avete sentito la Sacra Scrittura come parla del diavolo e come ne parla Sant'Antonio. Potete leggere in questo testo e già avete sentito, cari fratelli, la nostra vita spirituale è una battaglia e se la perdiamo ci danniamo. Ricordatevelo bene questo, Quindi noi dobbiamo credere che esiste il demonio, dobbiamo parlare agli altri dell'esistenza del demonio e dobbiamo combattere il demonio con la nostra vita. Cari fratelli, questo è il Vangelo, questo significa, abbiamo detto l'altra settimana, questo popolo ha per patrono Sant'Antonio. Se siete veri gallesi dovete credere che esiste il demonio, perché Dio, che è il nostro primo padre, ce lo dice, e lo dice anche il nostro padre Sant'Antonio. Ricordatevelo bene, ditelo alla gente, i veri gallesi seguono il loro padre che parla chiaramente dell'esistenza del diavolo e quante volte ha dovuto combattere contro Satana il nostro Sant'Antonio, cari fratelli. Satana non è un'illusione, sono illusi quelli che dicono che Satana non esiste, cari fratelli, ricordatevelo bene. Vedete che il Vangelo
di oggi ne parla la prima scrittura, la prima lettura, con grande chiarezza. Guardate che nei nostri tempi è ancora più assurdo che un cristiano possa dire che il demonio non esiste. Perché? Perché il Papa ne parla molto spesso. La gente, quando il Papa dice alcune cose, magari le ascolta e le diffonde, quando ne dice altre non le vuole sentire. Cari fratelli, il cristiano dice con chiarezza che il demonio esiste, e il Papa faceva notare con molta precisione che la Sacra Scrittura dall'inizio alla fine parla dell'esistenza del demonio. Quindi chi nasconde l'esistenza del demonio non dice la verità di Dio. Cari fratelli, svegliatevi, E ripeto, noi dobbiamo parlare del diavolo, non dobbiamo fare come dicono alcuni, ma non bisogna mai nominarlo. Ma cosa dici? Ma Sant'Antonio che fa? Fa appunto qualche allusione o dice con chiarezza? Avete sentito come parla qua del demonio? Ma poi ne parla in tanti altri testi, cari fratelli. Svegliamoci, perché il demonio lavora molto. Però, vedete, quando noi parliamo del demonio, dobbiamo parlarne con competenza. Il demonio non è Dio, Dio infinito è infinitamente onnipotente. Il demonio, sapete bene, il demonio è stato creato buono, ma lui stesso è divenuto cattivo, lui stesso si è opposto a Dio e ci spinge ad opporci a Dio, cari fratelli. Gli angeli sono stati creati liberi come noi, e gli angeli che non hanno superato la prova sono diventati demoni. E Dio, attenzione bene, Dio permette al demonio di attaccarci. Non è che il demonio fa tutto quello che vuole, Il demonio fa soltanto quello che Dio gli permette, Non di più, fa solo quello che Dio gli permette. E Dio permette il male per un più grande bene, ricordatevelo bene. In questo mondo Dio permette al demonio di attaccarci perché Dio ci dà la forza di superare queste tentazioni e di avere un grande premio proprio per la vittoria su queste tentazioni, cari fratelli, ricordatevelo bene allora, Non è che il demonio fa tutto quello che vuole, è sempre Dio il capo di tutto, è sempre Dio il re dell'universo, e Dio permette al demonio di tentarci. E l'azione più forte del demonio contro di noi è l'azione della tentazione, con la quale il demonio ci spinge al peccato e alla dannazione eterna. Sappiatelo bene questo, Dobbiamo renderci conto di questo, e dobbiamo, con la forza di Dio, trionfare su Satana. Il demonio poi ci può anche possedere nel corpo. Le possessioni nel corpo non sono malattie come le malattie normali, sono malattie spirituali, cari fratelli, e hanno delle caratteristiche molto particolari. Quindi non è che una persona posseduta è malata, ci sono ben chiare distinzioni e differenze tra le due cose, cari fratelli, ricordatevelo bene questo. E questo non lo dico io, questo lo dice la parola di Dio, lo dice la Chiesa, lo dicono gli esperti e lo dicono i santi. Vedete che Sant'Antonio non parla del demonio come una illusione, parla come una realtà. Inutile che ci vogliamo nascondere. E quanti santi sono stati grandi esorcisti! Proprio il Sant'Antonio, da cui il nostro santo ha preso il nome, Sant'Antonio Abate, era un grande esorcista, cari fratelli, Il demonio è una realtà, e qualcuno di voi mi dice che in tante altre parti del demonio non si parla. Questo non va bene. I sacerdoti devono parlare del diavolo, devono parlare di queste cose, perché queste cose non sono illusioni, è la realtà. Se un sacerdote nasconde queste cose, è lui che illude la gente, non fa la parte di Dio, cari fratelli. Quindi attenzione, perché a volte la gente dice, ma com'è che tanti non ne parla soltanto lui, ne parla soltanto quell'altro? Ma il Papa che cosa dice, cari fratelli? Il Papa è un illuso?
E i santi che cosa erano? Erano illusi, cari fratelli, no! I santi sono i veri sapienti, cari fratelli. E vi voglio dire un'altra cosa. Sapete perché la gente tante volte non crede al demonio? O Dio non voglia, anche qualche sacerdote non crede al demonio? Perché non fanno una seria vita spirituale. Perché se fai una seria vita spirituale, il demonio te lo trovi davanti. San Giovanni Maria Vianney, quando era appunto nella sua parrocchia, a volte si vide proprio il demonio in maniera molto evidente che lo andò a trovare. Padre Pio, quante volte si è trovato a combattere col demonio? Ripeto, Sant'Antonio Abate, Sant'Antonio di Padova, San Francesco combattevano realmente con il demonio. Perché, cari fratelli? Perché erano uomini che camminavano secondo Dio. Quando tu cammini secondo Dio, il demonio ti attacca, ma se non cammini secondo Dio, il demonio ti lascia, non c'è bisogno di tentarti, perché sei tu stesso che ti tenti, cari fratelli, attenzione, quando vi dico non esiste il demonio, dovete pensare, vuol dire che quest'uomo che mi parla non mi parla da Dio. Quest'uomo probabilmente è preso lui stesso dal demonio, e tante volte chissà quanti peccati c'hanno quelli che nascondono l'esistenza del demonio, perché se vivi secondo Dio, se combatti i peccati, il demonio ti attacca e ti rendi conto che esiste il demonio e parli del demonio, cari fratelli, come hanno fatto gli evangelisti, come ha fatto Gesù, come hanno fatto i grandi santi del passato e come fanno gli uomini di Dio del nostro tempo, cari fratelli. Il demonio è una realtà e noi dobbiamo combatterlo, cari fratelli, La vita spirituale non è semplicemente un cammino morale di esercizio delle virtù, così è un combattimento spirituale nel quale dobbiamo vincere contro i nemici spirituali. E quali sono? Il demonio, ma anche il mondo e la carne. E vedete che il Vangelo di oggi è illuminante a questo riguardo. Perché? Perché accanto al demonio vediamo la presenza del mondo, cioè di persone che non pensano secondo Cristo e si mettono contro Cristo, addirittura indicano Cristo come indemoniato, come pazzo. Guardate, se hanno detto che Gesù è indemoniato e pazzo, figuratevi se non lo dicono anche di noi tante volte. Quindi non bisogna preoccuparsi, perché Gesù stesso è stato attaccato. E pensate che dietro a queste persone che dicevano a Gesù che era indemoniato, che era pazzo, c'era Dio o c'era il demonio là dietro, cari fratelli? Rendetevi conto, dall'inizio della storia il demonio influenza la nostra storia, cari fratelli, rendiamoci conto quante tentazioni, quante influenze nefaste il demonio ci presenta, cari fratelli. E noi come facciamo a vincere contro il demonio, contro il mondo? Il mondo che cos'è? Sono gli uomini appunto che non pensano secondo Cristo, che non operano secondo Cristo, che operano tante volte contro Cristo, cari fratelli. Vedete quando si fanno queste manifestazioni di orgoglio omosessuale, che vogliono riconoscere queste cose che sono contro Dio, cari fratelli. Ma quello che chi c'è dietro a queste cose? Che c'è Dio nostro Signore? Rendiamoci conto di questo, cari fratelli. C'è una grande forza del demonio che opera in questi tempi, una grande forza che opera anche attraverso le persone, perché arrivino a far legittimare cose grandemente contrarie alla legge di Dio, cari fratelli. Il mondo lavora, il mondo è molto forte, il demonio è molto forte, la carne invece la nostra tendenza al peccato. Come facciamo noi per vincere contro questi nemici spirituali, cari fratelli? Già ce l'ha detto in certo modo Sant'Antonio, dobbiamo prendere la forza che viene da Dio, dobbiamo far vivere in noi Cristo, dobbiamo far vivere in noi la grazia santificante. Ecco perché, vedete, i santi, Sant'Antonio, il Vangelo, la Chiesa ci insegnano a confessarci bene, perché la buona confessione ci strappa dagli artigli del diavolo. La Chiesa, i santi
ci invitano prima ancora a pregare, perché la preghiera, cari fratelli, è proprio forza divina per trionfare sugli attacchi del diavolo, del mondo e della carne. Perché vedete, Dio permette al demonio di tentarci, permette alla carne e al mondo di tentarci, permette al diavolo di tentarci. Ma perché, cari fratelli? Lo permette perché ci dà la forza, la Trinità stessa, per superare queste difficoltà. Ci dà la forza con la sua vita divina per superare tutte le tentazioni, cari fratelli. Noi non dobbiamo avere paura del demonio, dobbiamo temere soltanto Dio, cari fratelli, ma dobbiamo temerlo veramente facendo la sua volontà, prendendo la grazia di Dio, pregando e poi, cari fratelli, venendo alla messa. La messa, come vi ho detto altre volte, è come la Pentecoste. Nella messa scende lo Spirito Santo come un fuoco dentro di noi. Perché, cari fratelli? Perché siamo riempiti del fuoco di Dio, e questo fuoco di Dio allontana Satana da noi. Noi abbiamo bisogno di questo fuoco di Dio, cari fratelli, di cui era pieno Sant'Antonio. Abbiamo bisogno di questo fuoco per trionfare su Satana, sulla carne, sul mondo. Vedete la Pentecoste, il mistero della Pentecoste. Io vi ho detto, ogni messa è come la Pentecoste, scende il fuoco di Dio, cioè scende lo Spirito Santo dentro di noi. Perché? Per renderci come gli apostoli, per liberarci da ogni catena diabolica. Vedete, la Pentecoste è un mistero anche di liberazione, perché è sceso lo Spirito Santo e gli apostoli sono stati liberati da ogni catena e sono diventati coraggiosi, sono diventati forti, hanno infiammato il mondo, cari fratelli. Ogni messa deve essere questo per noi, Quando venite alla messa non vi dovete portare l'orologio, dovete portarvi un termometro spirituale, perché la messa ci vuole infiammare, ci vuole riscaldare il cuore. Dobbiamo, cari fratelli, uscire dalla messa pieni di questo fuoco spirituale. Quelli che ci vedono, che torniamo a casa dalla messa, devono dire: ma questa persona ha incontrato veramente Dio, si sente il fuoco spirituale che si sprigiona dalla vita di questa persona, cari fratelli. Questa è la Santa Messa. Nella Messa noi riceviamo il fuoco che è Cristo Signore, pieno di fuoco, perché è Dio, cari fratelli. Questa è la Messa. E quando noi viviamo così la Messa, quando usciamo, diventiamo quello che dobbiamo essere, cioè testimoni di Cristo, cari fratelli. Vedete che il Vangelo, come io vi dico sempre, parla di Gesù, ma Gesù era pieno di fuoco spirituale. Noi dobbiamo essere così, cari fratelli. Guardate che cosa dice Sant'Antonio, guardate che belle parole che dice Sant'Antonio. Che cos'è infatti lo Spirito Santo se non il fuoco di Dio? Ciò che il fuoco materiale opera nel ferro, opera anche questo fuoco in un cuore malvagio, insensibile e indurito. Infatti, con l'infusione di questo fuoco, l'anima dell'uomo perde a poco ogni bruttura, ogni insensibilità e ogni durezza, e si trasforma a somiglianza di colui dal quale è stata infiammata. A questo scopo, infatti, viene donato questo fuoco all'uomo, a questo scopo viene in lui infuso, perché ad esso si conformi. Che significa? Che lo Spirito Santo viene in noi per conformarci allo Spirito Santo, per conformarci a Cristo e quindi per conformarci agli uomini pieni di Spirito Santo, cari fratelli. Io tante volte ve l'ho detto, le nostre preghiere dovrebbero essere come quelle dei primi cristiani: scende lo Spirito Santo. Vi ricordate nella Pentecoste, ma poi anche dopo la Pentecoste, quando pregavano i cristiani, scendeva lo Spirito Santo e prendevano forza per annunciare il Vangelo. Questa deve essere la nostra messa, cari fratelli, Siamo in tempi di tanta freddezza spirituale, tanta gente non ci crede più, è diventata freddissima. Noi siamo chiamati a prendere questo fuoco di Dio
per scacciare il demonio da noi, ma per scacciarlo anche dagli altri e per aiutare gli altri a credere, per aiutare gli altri a essere anche loro pieni di questo fuoco spirituale, cari fratelli. Bene, ringraziamo il Signore che vuole realizzare questo in noi e chiediamo a Sant'Antonio, che era pieno di questo fuoco spirituale, che questo fuoco veramente entri in noi, nei nostri cuori, nelle nostre case, che devono essere luoghi di fuoco spirituale, luoghi di preghiera, cari fratelli. Queste devono essere le nostre famiglie, ricordatevelo bene. Ecco, il Signore ci conceda questo grande dono che Lui stesso ci vuole fare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E ora rinnoviamo con grande fervore la nostra professione di fede.